Oggi l'azienda sanitaria toscana Sud-Est è riuscita a tempo di record a trasferire tutta l'attività chirurgica di Arezzo presso il centro chirurgico toscano, creando un grande spazio Covid al San Donato. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il chirurgo Michele De Angelis. L'attività operatoria oncologica è già iniziata, dice, un grande sforzo per Stefano Tenti e la sua figlia Giulia e tutto il personale. Hanno messo competenze e capacità a disposizione di tutti gli aretini. In questa vicenda, in questi tempi, vi sono cose molto brutte, ma ricorderemo volentieri solo quelle positive per i quali ci siamo impegnati. Una struttura e una disponibilità del centro chirurgico toscano che vi avevamo raccontato qualche giorno fa, quando ancora l'epidemia non era scoppiata. Adesso il pubblico e il privato si mettono insieme per il bene di tutti noi. Abbiamo identificato innanzitutto i due ospedali di Arezzo e di Grosseto come punti hub dell'emergenza Covid-19 per la Sud-Est. Questi ospedali hanno tutte le linee professionali e tutte le tecnologie per gestire pazienti che hanno questa infezione. Ricordo che noi ricoveriamo in ospedale solitamente un caso su cinque. La gran parte di questi pazienti sono sintomatici ma hanno condizioni tali da stare al proprio domicilio. Per quanto riguarda gli altri ospedali e per quanto riguarda le attività programmate, nel caso di Arezzo per esempio, le attività programmate chirurgiche da oggi si fanno utilizzando le piattaforme, le degenze del Centro Chirurgico Toscano e della San Giuseppe. Sono due strutture private del territorio che per una circolare del Ministero della Salute possono mettere, hanno messo a disposizione i loro reparti, i loro servizi in maniera tale da garantire da una parte all'ospedale d'Arezzo di continuare a prendere in carico i pazienti affetti da infezione da corona e dall'altro garantire ai cittadini che hanno bisogno di altre tipologie di prestazioni e di interventi chirurgici di farli in totale sicurezza.